Via libera del Parlamento europeo al certificato digitale Covid in vigore dal 1 luglio 2021. Figliuolo, un italiano su due ha ricevuto la prima dose. Ok, ai vaccini in vacanza per la seconda dose. With You, brand del gruppo Europe Energy, entra in Alice. Guido Grimaldi, insieme per l'innovazione, la semplificazione e l'internazionalizzazione. L'armatore Eugenio Grimaldi, ospite al TG di Alice, fa il punto sulle autostrade del mare. Sostenibilità economica ed ambientale vanno avanti di pari passo. È tempo che il governo sostenga le imprese green. Il manager di Wurt, Giuseppe Andrea De Pascalis, ai microfoni del TG News sulle opportunità di innovazione che arrivano dal PNRR. Con Alice siamo pronti ad investire in porti ed interporti tech. Marcello Di Caterina al convegno di Promo Est sulle potenzialità dello scalo di Trieste. Implementare l'intermodalità mare-ferro nella transizione al green. Buonasera. With You entra in Alice. Il presidente di Alice, Guido Grimaldi, ha annunciato oggi l'adesione alla nostra associazione di Europe Energy, una delle società italiane maggiormente dinamiche ed innovative nel mercato europeo dell'energia elettrica e del gas, che dal 2019 lancia il brand With You, fornitore che unisce in un'unica soluzione luce, gas, internet e telefonia fissa e mobile. Siamo davvero lieti di poter dare il benvenuto in Alice a With You, che da sempre basa la propria strategia sulla forte spinta alle soluzioni digitali ed innovative, nonché sulla volontà di anticipare il mercato. È infatti proprio questa visione orientata al futuro che ha subito trovato un'importante convergenza tra With You e il percorso che con Alice promuoviamo in termini di innovazione, semplificazione ed internazionalizzazione. Soddisfazione espressa anche da Matteo Ballarin di With You. L'adesione ad Alice rappresenta un segnale importante sia per le aziende sia per i privati. Stiamo lavorando per avvicinarci al cliente finale attraverso due parole chiave: innovazione dei servizi e semplificazione degli stessi. E la partnership con Alice rispecchia questi valori. Veniamo ora alle altre principali notizie della giornata. Stati Uniti e Cina spingono la ripresa globale. La Banca Mondiale stima per il 2021 una crescita del PIL del 5,6%, precisando tuttavia che alla fine di quest'anno il prodotto globale sarà il 2% al di sotto dei livelli prepandemici. La ripresa mondiale accelera nel 2021. Spinto dal boom di Stati Uniti e Cina, il PIL è atteso crescere del 5,6%, in quella che è la velocità maggiore degli ultimi 80 anni. La Banca Mondiale alza le stime di crescita per quest'anno, ma avverte: le disuguaglianze rischiano di aumentare con la ripresa guidata da un ristretto numero di paesi, mentre le economie più povere faticano a raggiungere i livelli pre-Covid. Per gli States e la Cina, l'Istituto di Washington prevede un PIL in crescita rispettivamente del 6,8%, dell'8,5% nel 2021 e del 4,2% e del 5,4% nel 2022. Eurolandia, secondo le stime della Banca Mondiale, accelera al più 4,2% quest'anno e al più 4,4% il prossimo anno. Una revisione al rialzo delle stime quindi anche per l'area euro, che per Eurostat ha registrato una contrazione del PIL dello 0,3% nei primi tre mesi dell'anno. In controtendenza invece l'Italia, la cui crescita nel primo trimestre è stata positiva per lo 0,1% a fronte di un'occupazione in calo dello 0,9% e vendita al dettaglio in base ai dati diffusi dell'Istat calata in aprile dello 0,4%. Mentre l'ottimismo sulla ripartenza e la forte domanda da parte delle economie occidentali spingono i prezzi del petrolio, con il Brent oltre i $72 al barile, ai massimi da due anni, la Commissione europea intanto prova ad imprimere un'ulteriore spinta alla ripresa, accelerando i tempi sui primi finanziamenti per i piani nazionali di ripresa e resilienza, che, come confermato ieri dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, arriveranno già nelle prossime settimane. Nel PNRR, che sarà dunque valutato a giorni, particolare rilevanza rivestono i progetti per le nuove infrastrutture, soprattutto per il riallineamento del Mezzogiorno con il resto del Paese. Roberto D'Antonio ha voluto analizzare con l'executive manager di Grimaldi Lines, Eugenio Grimaldi, il ruolo e la portata di un'infrastruttura immateriale praticamente a costi zero, quali sono le autostrade del mare, in particolare sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Vediamo l'intervista. Le autostrade del mare, ecco, possiamo finalmente definirle come un'infrastruttura immateriale, cioè ora che si parla di ripartenza del Mezzogiorno, di investimenti nell'ambito del PNRR, ecco, si può capire che il mare ha una funzione in questo paese?
mare ha una funzione strategica e centrale. L'Italia, mai come l'Italia, voglio dire che è una penisola, ci sono un sacco di opportunità, oltre al trasporto ormai ordinario per le isole. Noi abbiamo anche, come Grimaldi, qualche anno fa incrementato un'alternativa al tuttostrada con il cabotaggio nazionale. Abbiamo generato l'alternativa al tuttostrada con le linee del Genova-Salerno, del Venezia-Bari, del Ravenna-Brindisi, che sono tutte alternative a tutti gli effetti al gommato, e anche in queste c'è la possibilità di recuperare delle emissioni importanti, quindi evitare queste emissioni, perché ormai si parla di ridurle praticamente quasi allo zero, una riduzione del 50% sulla strada, soprattutto con navi così grandi che hanno la capacità di caricare dai 250 o con le eco di ultimissima generazione 500 unità, oltre 500 unità in un unico imbarco. Quindi le autostrade del mare sono una solida certezza, c'è un network di oltre 120 autostrade del mare che offre il mio gruppo, il nostro gruppo Grimaldi, e cosa ancora più importante, con queste grandi navi, diciamo, ci sono delle possibilità importantissime di incrementare, di levare e di ridurre al minimo le emissioni, l'incidentalità, la decongestione delle autostrade principali, delle arterie principali, quindi penso a Milano-Roma, Milano-Napoli. Però è una domanda, c'è un cambio di passo secondo lei nella filosofia del rapporto Stato-impresa? C'è una sensibilità maggiore nell'ultima generazione, diciamo nell'ultimo periodo, nel green, ma più che green proprio parliamo di ecosostenibilità. La sostenibilità economica può essere anche un'ecosostenibilità da un punto di vista ambientale, due cose possono assolutamente essere viaggiare di pari passo. Sono fiducioso che cambi qualcosa in questo senso, credo che si sia sensibilizzato il governo da questo punto di vista, adesso è importante che anche loro credano, e credo che ci siano, i tempi siano maturi, anche loro investano su queste imprese, su questi imprenditori che permettono di rendere il trasporto economicamente, ma soprattutto anche più ecocompatibile. Mancano solo due giorni al G7, il summit tra i maggiori paesi industrializzati, che si terrà in Cornovaglia per la prima volta in presenza dall'inizio della pandemia. Sarà il primo vertice dei leader del G7 dallo scoppio della pandemia, ma sarà anche l'ennesimo vertice blindato. Lontano dalle aree metropolitane e dalle grandi direttrici stradali, stavolta nella stretta penisola della Cornovaglia, estrema propaggine a sud-ovest dell'Inghilterra, presidiato da rigidi apparati di sicurezza, oltre che da precauzioni sanitarie puntigliose, ormai operativi a pochi giorni dall'inizio dei lavori dell'11-13 giugno. Le anticipazioni sulla riunione a presidenza britannica dei capi di Stato e di Governo delle nazioni democratiche più industrializzate al mondo non riguardano solo i dossier politici che i leader di Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Germania, Francia, Canada, Giappone e dell'Unione Europea affronteranno nei primi due giorni, dalla ripresa post-Covid alla lotta ai cambiamenti climatici, ai conflitti e alla sicurezza internazionali, bensì anche l'organizzazione e il protocollo del primo appuntamento globale di questo livello faccia a faccia da oltre un anno. In materia di sicurezza, il governo di Boris Johnson si prepara invece a mettere sul piatto più di 70 milioni di sterline, oltre 81 milioni di euro, per la protezione degli ospiti, delle loro delegazioni e del seguito mediatico. Tutela affidata a circa 6.500 poliziotti. Torniamo in Italia. La riforma degli ammortizzatori sociali sarà pronta per i primi di luglio. Lo ha affermato oggi il ministro del Lavoro Andrea Orlando, intervistato dalla stampa. L'idea è quella di un sistema di tutela universale, ha spiegato il ministro, per costruire un meccanismo di cassa integrazione che tenga conto delle dimensioni delle imprese e della specificità dei settori, e che sia uno strumento non solo di integrazione al salario, ma anche di carattere formativo. Inoltre, secondo Orlando, lo sblocco dei licenziamenti dovrebbe essere graduale, in linea con quanto dichiarato oggi anche dal segretario del PD Enrico Letta. Sappiamo che la situazione della ripresa è asimmetrica, ha detto, per settori come il tessile e l'automotive serve maggiore gradualità. Difficile prevedere cosa accadrà con la fine del blocco dei licenziamenti, ma una nota dell'Ufficio parlamentare di bilancio ha ipotizzato, in base ai dati disponibili, che per quanto riguarda le medie e grandi imprese verranno licenziate circa 70.000 persone.
Rimaniamo in tema di lavoro, ma questa volta in riferimento al mondo della scuola. Ci sono ancora nodi da sciogliere per il governo prima della ripresa delle lezioni a settembre, a partire dalle 112.000 cattedre che risultano vuote solo in organico stabile e dal maxi piano di assunzioni e stabilizzazioni di circa 70.000 posti contenuto nel decreto sostegni bis. Intanto è ormai giunto a conclusione il secondo anno scolastico segnato dalla pandemia. Il secondo anno scolastico dell'era Covid, anche questo, come il passato, in gran parte in didattica a distanza, volge al termine. Terminano infatti le lezioni in 6 regioni: Lazio, Lombardia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia e Valle d'Aosta. Sabato scorso si sono già concluse in Molise, Marche, Veneto ed Emilia-Romagna. E via via, con il passare dei giorni, suonerà l'ultima campanella anche nelle altre regioni. Tra i più grandi, quasi uno su tre sarà costretto per il secondo anno consecutivo a concludere le lezioni distante dai propri compagni, a causa di decisioni autonome prese da parte delle scuole per evitare assembramenti. Meno della metà degli alunni, poi, il 44%, dice che avrà una foto di gruppo ufficiale con tutta la classe schierata. E si pensa già al nuovo anno scolastico, che sarà, finalmente e auspicabilmente, tutto in presenza. I presidi dovranno rendere sicura la permanenza a scuola dei bambini e dei ragazzi che sceglieranno di non vaccinarsi, ha ammonito il commissario Figliuolo. Il vaccino è uno dei pilastri della lotta al virus, ha chiarito, ma per me nessuno mai deve essere discriminato. Finché ci sono le leggi che permettono la non obbligatorietà, chi organizza l'attività scolastica deve mettere in campo tutto quello che è possibile per garantire a coloro i quali per scelta personale o dei propri genitori abbiano pensato legittimamente di non vaccinarsi, di rendere sicura la loro permanenza negli istituti scolastici. Da risolvere anche il nodo cattedre vacanti, oltre 112.000, secondo i calcoli di CISL Scuola. La Maina Bandiera ieri è aderata. La presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha simbolicamente segnato la fine della missione italiana in Afghanistan, durata quasi 20 anni. Sta per calare il sipario sulla presenza degli italiani in Afghanistan dopo 20 anni di 3 missioni e 54 morti. Questione di settimane, spiega il comandante del contingente nazionale. L'ultimo soldato tricolore avrà lasciato Camp Arena, la sede del contingente nazionale. Il ministro della difesa Lorenzo Guerini è volato nella città dell'Ovest per assistere alla Maina Bandiera nella base, simbolico passaggio di consegne con le forze di sicurezza afghane che gestiranno ora la struttura. Ma, ha sottolineato Guerini, non vogliamo che l'Afghanistan torni ad essere un luogo sicuro per i terroristi. Vogliamo continuare a rafforzare questo paese dando continuità all'addestramento delle forze di sicurezza locali per non disperdere i risultati ottenuti in questi 20 anni. Ad assistere alla cerimonia con il ministro anche una 40 di giornalisti partiti dall'aeroporto di Pratica di Mare su un Boeing 767 dell'aeronautica militare. Mentre era diretto ad Herat, però, al velivolo non è stato concesso di sorvolare lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti ed è stato costretto a ripiegare sull'aeroporto di Dammam in Arabia Saudita per poi raggiungere l'Afghanistan da un'altra rotta. Un segnale forse dei rapporti tesi tra Emirati e Italia dopo l'embargo all'export di armi deciso da Roma. Adolfo Urso è stato eletto presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che ha un ruolo chiave e di snodo nelle più delicate vicende che riguardano la sicurezza del Paese. E sempre a proposito di nomine, ieri la Commissione Trasporti della Camera ha proceduto alla votazione dei presidenti delle autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale e dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, nominando Ugo Patroni Griffi e Andrea Agostinelli. Due figure che, secondo il presidente della Commissione dei Trasporti della Camera, Raffaella Paita, sapranno affrontare al meglio le sfide e i problemi posti dall'attuale scenario della portualità italiana. Continuiamo a parlare di porti. Si è tenuto oggi presso la stazione marittima di Trieste Shipping Industry Porto Franco, un importante incontro con autorevoli esponenti del cluster marittimo portuale. Le peculiarità del Porto Franco, le potenzialità di alcune aree industriali del nostro paese unite alla loro capacità attrattiva di investimenti, la transizione digitale, ecologica e le infrastrutture sono stati questi i principali temi affrontati in due tavole rotonde moderate da Barbara Colonnello, amministratore delegato di Promo Est SRL, fautore dell'iniziativa, e Angelo Scorza, direttore di Ship to Shore. Gli interventi sono stati preceduti dai saluti istituzionali del viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova e di Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. A rappresentare ALIS è intervenuto il vicepresidente Marcello Di Caterina, che ha posto l'accento sulla continua necessità di implementare l'intermodalità mare-ferro per proseguire verso l'intenso sviluppo economico del quale il porto di Trieste è protagonista a livello europeo.
Continua il conto alla rovescia per la seconda tappa del roadshow di Alice, che si terrà dal 1 al 3 luglio a Sorrento. Proseguiamo nel nostro viaggio di avvicinamento all'evento attraverso opinioni e testimonianze delle aziende del cluster che hanno inteso sponsorizzare la manifestazione. Oggi ascoltiamo Giuseppe Andrea De Pascalis, Head of Key Account Management Division Cargo di Wurth Italia, con il quale Alessandro Milone ha affrontato il tema della grande occasione di ripartenza e rilancio che, grazie anche ai fondi del PNRR, investirà il mondo del trasporto e della logistica. Ecco, per poter intercettare questo grande trend di crescita, di cosa c'è bisogno? Sicuramente c'è bisogno di essere sempre vigili e di avere soprattutto idee innovative. Dobbiamo essere pronti a cavalcare l'ondata di questa, diciamo, di queste risorse totalmente inaspettate, ma che dobbiamo che tutte le aziende, tutte le imprese, lo Stato e le imprese, anche il singolo cittadino, devono cogliere l'opportunità di queste grandi risorse per poter poi generare innovazione e preparare il Paese sicuramente a un'epoca più green, ma sicuramente a un'epoca con più innovazione tecnologica, più trasporto, più logistica, più servizi per tutti. Ecco, un'ultima battuta, Wurth ed Alice, questo connubio molto importante, quali sono i progetti che avete messo in campo e che vorrete mettere in campo con l'associazione? Progetti tantissimi, idee tantissime, stiamo cercando di portare anche innovazioni negli interporti, nei porti, delle soluzioni innovative anche con loro maintenance, quindi veramente tantissime, tantissime novità che grazie appunto a questa platea di, io li chiamo colleghi, di amici, di associati Alice, viene tutto più facile perché ci si incontra, ci si parla, si decide e in brevissimo tempo si riesce poi a realizzare. Quindi tantissime idee grazie proprio al connubio Alice Wurth. Per Alice intendiamo tutto il mondo che c'è intorno. Via libera definitivo del Parlamento europeo al certificato digitale Covid dell'UE. Gli eurodeputati hanno completato il lavoro legislativo sul documento per facilitare gli spostamenti all'interno dell'Unione e contribuire alla ripresa economica. Il testo dovrà ora essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore dal 1 luglio. Sul fronte della campagna vaccinale, in Italia il 48% della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino e il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha dato oggi il via libera per la somministrazione della seconda dose in vacanza, rendendosi quindi disponibile a mettere in atto gli opportuni bilanciamenti logistici. Intanto le regioni stanno già pianificando la somministrazione delle terze dosi. La macchina delle regioni è già pronta a partire per organizzare le terze dosi di vaccino anti-Covid e le Marche hanno annunciato che prevedono di iniziare nell'ultima settimana di settembre, ma tra gli esperti non tutti ne sono sicuri e c'è chi invita alla cautela. C'è infatti l'incognita dell'arrivo di nuove future varianti che possono rendere inefficace il vaccino. Una questione, quella delle terze dosi, che si fa sempre più impellente, visto che, stando a quanto si sa ora, l'efficacia del vaccino sembra essere di 6-9 mesi. Abbiamo una macchina delle regioni che è pronta già da adesso a partire, ma è chiaro che una cosa è se serve una terza dose e poi finisce là, un'altra se sarà un vaccino annuale, ha detto il presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga. Se diventasse un vaccino ripetitivo, ha spiegato, a quel punto noi dovremmo passare dalla straordinarietà di questa campagna vaccinale all'ordinarietà, che significa coinvolgere i medici di medicina generale e le farmacie. Solo allora potremmo smantellare gli hub vaccinali, come ipotizzato da Figliuolo. Le Marche intanto hanno già deciso e inizieranno a fine settembre, somministrando il terzo richiamo vaccinale, ad esempio, al personale sanitario, il primo ad essere vaccinato a partire da fine dicembre. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e la sua omologa austriaca Leonor Gerwesler si sono incontrati ieri per discutere dell'annoso tema del transito lungo il corridoio del Brennero. Nel corso della riunione i due ministri si sono trovati d'accordo sull'esigenza di ricercare una soluzione ai problemi di traffico lungo la tratta in questione e rispetto al completamento dell'opera, entrambi auspicano che si continui a lavorare con spirito cooperativo affinché la sua realizzazione avvenga il più presto possibile. Cambiamo argomento e passiamo alla tragedia del Mottarone. I PM Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo hanno chiesto al comitato di presidenza del CSM di intervenire con massima tempestività per valutare la correttezza della decisione di sostituire in corso di procedimento il GIP che si stava occupando dell'inchiesta sulla funivia.
Continua a far discutere la riassegnazione del procedimento sull'incidente della funivia del Mottarone. La Camera Penale di Verbania ha proclamato per il 22 giugno un giorno di astensione dall'attività degli avvocati. Il solo sospetto che la riassegnazione del fascicolo possa essere conseguenza di insistenze provenienti da una parte del procedimento costituisce un inaccettabile vulnus alla serenità della giurisdizione, di cui deve essere espressione l'assoluta indipendenza del giudice, scrive il presidente della Camera Penale. Con un provvedimento definito dalle difese anomalo e senza precedenti, il presidente del Tribunale di Verbania, Luigi Maria Montefusco, ha riassegnato il procedimento alla titolare per tabella del ruolo, ossia al giudice Elena Ceriotti, e ha esonerato Donatella Banci Buonamici, il GIP che ha scarcerato i tre indagati fermati meno di 3 giorni dopo la tragedia. Una questione di equa e coerente distribuzione del lavoro, la definisce il presidente Montefusco, ma col rischio di allungare i tempi della decisione sull'incidente probatorio chiesto dalla difesa di Gabriele Tadini, il caposervizio dell'impianto ore domiciliari, richiesta contro cui si schiera la procura per preservare le indagini che altrimenti potrebbero essere pregiudicate in modo irreversibile e per evitare di fare iscrizioni nel registro degli indagati a pioggia e non mirate. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia per non aver rispettato alcuni obblighi di notifica previsti dal regolamento sui servizi portuali, pensato per creare condizioni di parità nel settore, fornire certezza giuridica agli operatori e creare un clima più favorevole per l'efficienza degli investimenti pubblici e privati. L'Italia, assieme a Croazia e Slovenia, non ha adempiuto pienamente agli obblighi di notifica e ora ha 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà inviare un parere motivato. La società ingegneristica toscana AICOM si è aggiudicata il servizio di progettazione dei varchi portuali del porto di Ravenna. Con l'assegnazione di questo incarico, l'Authority intende ottimizzare le attività di controllo doganale, logistico e di security mediante la realizzazione di più varchi dove concentrare e anticipare l'esecuzione del maggior numero possibile di verifiche informative e documentali, anche mediante l'uso di specifici sistemi tecnologici. Ammontano a 120 milioni di euro le risorse del fondo complementare al PNRR per il porto di Civitavecchia. I fondi serviranno per realizzare un ponte sull'antemurale, prolungare la sua banchina, aprire la bocca sud ed effettuare interventi per il cold ironing. Un risultato positivo, secondo il presidente dell'autorità di sistema portuale del Tirreno centro-settentrionale, Pino Musolino, che consentirà di avere le risorse necessarie per effettuare una vera e propria trasformazione del porto. Ha affermato Musolino, sia per quanto concerne i flussi turistici che per l'organizzazione della logistica a supporto dei nuovi traffici portuali. Il tutto in un disegno complessivo di crescita e sviluppo sostenibile. Chiudiamo il nostro telegiornale dando spazio ad uno degli sponsor della 3 giorni di Alice, con un filmato su Cortimed, azienda leader in Italia e in Europa nel settore dei trasporti dei liquidi alimentari. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News. Leader del trasporto nel settore della logistica dei liquidi alimentari a livello internazionale, Cortimed SRL nasce da una mentalità multiforme e cresce con strategie mirate, pronta a investire, a reinventarsi e a essere vincente. Cortimed è il trasporto intelligente. Ha nel cuore l'esperienza del passato, in mano un presente consapevole e in testa un futuro ipergreen.